con Modena che ha perso in casa e la Sir che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per battere la terzultima della classifica, Molfetta 3-2 alla Pala Evangelisti. Si è giocato ieri sera il turno infrasettimanale di volley. Al Pala Evangelisti la Sir Safety Conad ha incontrato Xprivia Molfetta. 3-2 il risultato finale con parziali 22-25, 25-23, 25-16, 23-25, 15-11. Un match sofferto per i Black Devils contro un avversario che si è compattato e ha fatto sudare le sette camicie alla Sir Safety, capaci di imporsi solo al quinto set. La squadra perugina sta subendo forse la pressione di dover fare il risultato a tutti i costi e le tre sconfitte consecutive contro Trento, Modena e Civitanova hanno lasciato qualche strascico. Ieri sera inoltre Zaitsev è stato messo KO da un virus influenzale e il tecnico Kovac ha rotto gli indugi mandando in campo Natanasievic che nonostante non sia al top della forma ha messo in campo la sua innata generosità risultando con 21 punti l'MVP della serata. Il match è stato molto equilibrato, terzo set a parte, nel quinto Sir avanti 8-3 ma Molfetta si è riportata sull'8-6. La squadra di Boban è stata costretta dunque a spingere sull'acceleratore per vincere la partita. A fine gara analisi lucida di Luciano De Cecco che nell'intervista concessa ad Alberto Aieti di Pianeta Volley ha richiamato tutti alle proprie responsabilità. Una Sir Safety Conad Perugia che ritrova il sorriso anche se a denti stretti, ma comunque è una vittoria. Si dice sempre che il campionato è a due facce, quello del regular season e quello dei playoff. Quanto ci pensate voi in questo momento che nei playoff può essere un'altra squadra questa? Pensare niente, cioè, sicuramente il percorso è ancora lungo, però il giorno al giorno è difficile, molto difficile, perché comunque non troviamo il verso giusto, in allenamento sinceramente stiamo spingendo troppo, ci leniamo, ci diamo dentro, dopo in partita sembra che a volte abbiamo paura di giocare o sembra che quando la squadra che in teoria tutti dicono che è inferiore ci mette sotto pressione non riusciamo a esprimere magari il gioco che vogliamo. Sicuramente dovremo cambiare il chip di grande squadra, squadra di mezza classifica e cambiare il modo di giocare perché ci siamo resi conto che così facciamo molta fatica a vincere e per di più ci togliamo magari qualche soddisfazione di vincere perché se tu vedi in giro nessuno sorride che abbiamo vinto una partita, se no che siamo male, preoccupati che cosa può succedere se Boban lo mandano via, se noi di qua, se noi di là, quindi le interferenze esterne purtroppo sono tante, le interferenze interne purtroppo anche sono tante, quindi noi giocatori, io per primi, ma tutti quanti, gli altri 13, dobbiamo mettere la personalità, gli attributi prima di tutto e trovare questa diciamo armonia che vogliamo per vincere la partita. Beh, sicuramente Vata non è la sua miglior forma, lui anche oggi ha fatto magari un sforzo in più di quello che doveva, quindi sono contento per lui, anche se ancora la strada per lui è lunga, è appena l'inizio e sicuramente non sarà l'Antanasieve che tutti si aspettano, quindi dobbiamo avere pazienza con lui. Sicuramente con gli altri un po' meno, perché ormai siamo già da un po' di partite, già sono nuove partite, un paio di mesi allenandoci, le scuse ormai sono finite, dobbiamo dare ragione alle interferenze esterne e noi rinchiuderci qui e lavorare per cambiare tutto questo, diciamo questo verso. Sicuramente può succedere come l'anno scorso che eravamo peggio da adesso e siamo arrivati in fine scudetto, però non siamo arrivati manco dicembre, già ormai siamo lì sul filo del rasoio, quindi dobbiamo pensarci subito da Monza, che sarà una partita ulteriormente difficile, anche a campo loro, palazzetto pieno, e dopo iniziamo già a viaggiare, ormai non c'è niente da fare, dovevamo giocare, vincere e ritrovare questo assetto di squadra che vogliamo tanto. Dagli altri campi, vittoria di Trento a Verona 3-0, mentre Modena è caduta a sorpresa in casa contro Monza per 3-1. Civitanova ha sofferto ma con un gran finale di quarto set è passata sul difficile parca di Ravenna 3-1 il risultato finale. Gli altri risultati sono Milano-Padova 3-1, Vibo Valencia-Piacenza 3-1, Latina Sora 3-2.